Assessore Garavaglia, in questo convegno sulle infrastrutture si parlerà soprattutto di come è possibile superare i vincoli del patto di stabilità, che è ancora l'ostacolo principale anche per fare le infrastrutture ordinarie. In base anche alla ricerca che è stata fatta dalla Bocconi, come si può superare questi vincoli? Beh, in base a questa ricerca ci sarebbe in Lombardia un fabbisogno di 6 miliardi di euro, di 6 mila milioni in infrastrutture, perché le infrastrutture non sono solo le ferrovie e le autostrade, è tutto, dai loculi del cimitero alla rotonda del piccolo comune. 6 miliardi di euro, i nostri comuni hanno bloccati 8 miliardi per il patto di stabilità, la soluzione sarebbe semplice, togli il patto di stabilità e fai tutto. Questo non si può fare per i vincoli europei che il governo e Renzi in particolare non ha nessuna intenzione di toccare. E allora che fare? Nel frattempo, sperando che a maggio ci sia una valanga come c'è stata in Francia, quindi che si voti finalmente per chi questa Europa la vuole mandare a quel paese, nel frattempo troviamo delle soluzioni per non bloccare la macchina, per consentire comunque agli enti locali di fare gli investimenti necessari. Come è stato possibile? Una via, per esempio, per superare questi vincoli? Qualche esempio? Ma ci sono tanti esempi legati al partenariato pubblico-privato, quindi il coinvolgimento dei privati, solo che non è così semplice. E allora che cosa fa la Regione? La Regione ha individuato una serie di categorie standard di attività, una serie di esperienze positive già di successo in questi campi, le mettiamo in rete e consentiamo a tutti i comuni di copiare delle buone pratiche. Per esempio questo funziona molto bene. Parlando di vincoli, insomma, sta facendo molto discutere l'uscita del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi, fatta proprio qui, per andare in Svizzera. Cosa ne pensa di queste critiche fatte a Squinzi? Beh, la battuta fatta da Squinzi era assolutamente pertinente. Non può un investitore aspettare anni per avere dei permessi e quindi che ci sia tantissimo da fare di semplificazione burocratica è assolutamente non solo giusto ma sacrosanto. Al di là di questo pare che Renzi abbia preso strumentalmente questa questione per buttare la palla in tribuna. Siccome non sa come verrenne a capo con le coperture, se la prende un po' con tutti. Un altro invece manager che ha detto che potrebbe andare all'estero, ma per altri motivi, l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Moretti. Tetto dello stipendio ai manager, cosa ne pensi? Noi della Lega in particolare, ma insieme agli altri colleghi, amici Giorgetti e quant'altro, abbiamo messo questi vincoli più e più volte. Purtroppo sono sempre saltati, quindi non si riesce a mettere un tetto nella pubblica amministrazione, un tetto logico, congruente. Se poi qualcuno non se la sente di stare in quei limiti, non c'è problema, il mercato è così grande, può andare dove vuole. Senta, cosa ne pensa del piano di privatizzazione annunciato dal ministro Padoan? Beh, questa è, magari pensiamo male, però siccome probabilmente non si troveranno coperture vere, effettive per le promesse di Renzi, si andrà alla svendita, così come è avvenuto nei primi anni 90, qui siamo alla seconda svendita. Ultima domanda, lei ha citato l'ondata di voti che ha ottenuto Marine Le Pen per quanto riguarda le amministrative francesi, però nel fine settimana c'è stato un altro voto, il Veneto, che insomma, ha scelto l'indipendenza attraverso un referendum. Com'è da leggere questa cosa? Sono tutti voti che vanno nella stessa direzione. Lo Stato-Nazione, così come è inteso finora, non funziona e non funziona soprattutto in rapporto a un'Europa che pone dei vincoli insostenibili. Di fatto la gente finalmente inizia a ribellarsi.